Chi è il pigliatino? Signor, lei conto zante. Wow. Che ora, però non mi danno anche il tempo di aggiornare. Zero. Zero. Ok. Oh, perfetto. Ci siamo. Ok. Se riprendiamo con questo match che... Non way. Arrivato il gol. La grafica almeno. L'abbiamo cambiata. La bolla non si vedeva, vabbè. Perché non ci avvertono, cioè nessuno me lo dice chi c'è finché non arriva. Vabbè dai, mi faccio questo set e basta, anche se volevo essere di là a guardarlo. Sì, insomma, signor Lei, Zante, datemi il tempo di cominciare. Arrivi tu, fai tu, Amir. Per cambiare questo. Win the finals. No, loser semis, mi sa. Loser semis, ok. Ok. Vantaggio di signor Lei per il momento. Scorta avanti di stock. Quarters. Ok. Perfetto. Oh, cosa sta facendo? Oh, ci siamo. Allora. Sì, vantaggio non troppo considerevole per Min Min. Ah, madonna, questo matchup è un po' pesante per... Sì, per Terry, sì, assolutamente. Chiaramente PG che faticano a farlo entrare sono i suoi mezzi di patch-up, chiaramente. E Min Min ci dà il caso che sia uno di questi. Sì, beh... C'è qua, vecchio. Ok, questa uccide. Perché mi arrivano a... Metti... Ma già, slash finals. Oh my god. Okay. Final senza l'S. Probabilmente slash final. No, slash non così, slash questo. Ah, questo. Final. Sì. Non ho mai sentito sta okay, roba. Vabbè. Torniamo un attimo al match, è tornato even, tanto troppo, allora solo un paio di colpi e si è tornato. Sì. Anzi, adesso c'è lieve vantaggio Rizzante. Un match molto veloce in ogni caso, cioè a differenza del set abbiamo visto prima il signor Lei dove era lì che giocava molto passivo per contro Snake, adesso è costretto. Sì, adesso. Beh, comunque. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, perdonami. Insomma adesso percentuale pericolosa perché Terry col go fa sempre paura. Qui ok, non uccide. Buona DI Zante. Qui il dragon prende la stock. Sì, il dragon continua per quello. A porre un threat alla recovery di Terry perché non può snappare il ledge. Sì, esatto, non riesce proprio. Bruttissimo, l'aveva brutto. Sì, signor Lei lo sta giocando bene, sa cosa deve fare. Ok, Zante corre. 2-3, nuova confirm. Ok. Ok, prima a farla. No, appunto mi è male che devo essere a essere imparziale perché io voglio molto bene a Zante. È sempre difficile. Però ok. C'è da dire che è davvero difficile in ogni caso mantenere un attimo l'imparzialità, sì, assolutamente. Sempre difficile. Ok, qui evita la grab che sarebbe potuto essere praticamente anche la fine del match se il signor Lei avesse giocato bene le sue carte. Adesso c'è il go, qui è il game di tutti. L'ha fatto tornare on stage e questo potrebbe essere il loro più grave. Assolutamente. Ok, invece no, Megawatt. Reverse al Megawatt. Probabilmente DI non ottimale, ma avrebbe ucciso poco più tardi in ogni caso. Infatti, ottima opzione di reversal. Sì, sì. Sì, è veramente impressionante. Mette un sacco paura a Megawatt. Sì, sì, beh. Comunque adesso game piuttosto even. Non mi è sembrato di vedere particolare. Come si dice? Particolare. Una tensione, sì, tipo. No, nel senso un particolare momentum, ecco, esatto. Da parte di uno dei due. No, alla fine entrambi hanno molto even fino alla fine. Sì, è sì. Strano perché per un matchup del genere ti aspetteresti di tutto dal Mim. Però c'è da dire che Mimi non è che abbia avuto questo gran disadvantaggio, dicevo prima, quindi se sentite Terry entra una volta ti uccide. Sì, sì, poi comunque. Ok, comincia. Classico.
Bene. C'è un poco da commentare sul gameplay di Mimì perché sappiamo tutti che purtroppo quello che fa non è così originale a livello di input soprattutto. Sì, e qui c'è il classico Asgard col drago. Bisogna anche dire che il signor Lei ha tanta disciplina come player, cioè si vede che non si stufa quasi mai. Alla fine, a meno che non è una situazione veramente disperata, si vede che gioca il suo game plan tranquillo. Sì, sì. E non viene turbato particolarmente. Sì, sì, questo è vero. No, beh, comunque, insomma, si è visto anche prima il set contro Midoriya, ha giocato molto bene, sa come deve giocare, specialmente contro questi personaggi. Sì, sì, sicuramente. Poi sono quelli che appunto sono migliori per lei. Sicuramente c'ha la skill che gli serve per continuare a competere in questo ambiente che è molto 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 saturo. Stressante, sei saturo di personaggi che ti fanno perdere molto la pazienza. Sì, sì. Tipo Terry in questo caso. Esatto. Qui appunto lì è vantaggio di Zante, che ha ancora il go, quindi potrebbe essere ancora peggio di così. Lo fa sempre. Ok, qui Megawatt non uccide ancora. Ha mancato la conferma. Ok, e qui punisce il landing del power dunk con up smash. Mi chiedo se tipo sta cercando Zante di pushare in particolare per la roba di Nair da un air, perché se lo prende una volta Mimin muore a zero. Può essere che specialmente a Ledge però stai provando a fischiare per una cosa del genere. D'altronde quando puoi prendere una stock in modo semplice è un po' normale fischiare per quell'opzione lì, ecco. Esatto, quando trovi in quella situazione è davvero difficile fare altrimenti. E poi, oh madonna, l'invincibilità del power dunk, che infatti ho poi idea con la mossa invincibile del startup l'ha salvato, e addirittura punish. Di fatto adesso Zante sta andando molto in più tranquillo. Sì, sì, si vede anche in come si muove, come gioca, che è più sereno, ecco. Sì, qua prende tantissime kill di landing the kill. Vantaggio Zante stock è 88%, è una percentuale direi ancora accettabile per Terry, che comunque sappiamo non essere il più leggero dei personaggi. Sì, sì. Ma poi che sempre al go. Ok. Non devi farlo atterrare. È bravo in questo signor Lei. Lo sta coprendo bene praticamente tutti i suoi atterraggi. Esatto, che è quello importante di fare quando al go, soprattutto, che paura. Sì, perché chiaramente, esatto, se lui è per terra. Oh! Qui colpisce con l'hit dietro del Nair. In qualsiasi momento Zante potrebbe bufferare un Buster Wolf, ma probabilmente lui non lo fa. Non muore ancora, Zante non è riuscito a entrare minimamente da quando ha avuto il go. Assurdo. Sì, quella sarebbe una poca occasione dove bufferare il mosso subito appena alterato l'avrebbe salvato, ma signor Lei sa che non è quel tipo di player che vuole. Cerca invece le conferme. Lui cerca di fare jab jab e poi power dunk, power non gaze, so se quindi Zante e signor Lei si conoscono come player, cioè se abbiano giocato tanto anche online. Non so, non lo so, però sembrava conoscerlo questo fattore. Ok, ritorna subito sopra lo stage. Poi il percentuale è totalmente even. A Zante mancano chiaramente molte meno conferme per prendere una stock. Sì, sì, sicuramente a lui basta entrare due volte. Ecco, in questo caso anche una adesso. Sì, sì, esatto. Proprio l'esatto analogia di muoio se entro e non ti farò entrare. Okay, eccolo. È subito la situazione teoricamente in svantaggio per Mimini in questo momento. Cavolo, qui se fosse uscito un power dunk sarebbe potuto essere anche stock. Per Terry full rage adesso. Ah! Ok. Che peso. Sì, beh, in effetti. Oh, cavolo! Qua basta una read da parte di Terry per portare alla fine la stock, ma signor Lei sta continuando imperterrito. Eccolo. Sì. L'ha preso, perfetto. Perfetto da parte di Zante che si porta a casa il game. Qui a questo punto era una gara di lucidità. Bisognava stare lucidi e stare concentrati sull'avversario.
sì. In questo caso Zante ne è uscito vincitore. Sì, sì, Zante era sicuramente più... ovviamente anche più lucido, perché se ci pensi in quella situazione, mentre signor Lei non poteva far capare una volta, cioè non poteva fare nessun errore, Zante li poteva, cioè è stato colpito multiple volte, sapeva, diceva, vabbè, finché non mi prende con megawatt o non mi gimpa, sono a posto. Sì, sì, beh, tutti i game even comunque finora. Sì, anche sì. Il primo game è stato molto even. Non male come set, nel senso che magari non ti aspetteresti nemmeno di vedere roba troppo divertente con personaggi come Mimin. Comunque, vabbè, sarà un'opinione mia personale. Io. No, ma. Cioè, non ha. Obiettivamente non ha un game plan particolare. Ecco, diciamo che è sempre così che si gioca il personaggio. Puoi saperlo giocare bene o meno. Nel caso di Signor Lei lo sa giocare molto bene. È una situazione dove ammiri il giocatore per come mantiene il game plan. Sì, sì, esatto. Perché alla fine non è. Cioè, il game plan è cookie cutter, però allo stesso tempo devi avere molta disciplina, come ho detto già, sì, tipo sì. 66 volte in modo diverso. Qui partenza bombastica per Zante, che fa 60 di danno in 15 secondi. Infatti qua, landing air, dash attack, si porta a casa un po' di percentuale pure lui. Qua continua con landing air, qua si vede un attimo il cambio di game plan, a parte signor Lei. Forse un po' più aggressivo, un po' più... Non lo so, però intanto continua a indietreggiare e fare le sue sì, cose. Sì, ho avuto il tempo di dirlo. Corsa. Sì, sì. Lo dash attack qua, copre un sacco. Brutto qui, ok. Ok, megabat. Copre il salto. Ok, ha mancato ram di pochissimo. Poteva essere stock sicura questa. Sì. Ma infatti sta mancando dell'Edgar anche abbastanza free, penso... Abbia un attimo fretta di ucciderlo prima del go. Penso, sì, a parte questo, che comunque è una cosa comprensibile. Ha mancato paura, di pochissimo vecchio, il me, di un che frame. Paura. Comunque, sì, è ovvio che il go fa paura e vuoi sempre togliertelo prima possibile. Eccolo. Ok. Oh, bravo, Zante, ha fatto... Ecco, stavo proprio per dire che Zante... Eccolo, che paura. Sto proprio per dire che Zante comunque sta facendo un bel lavoro nel mix appare la recovery. Sì, sta facendo un buon lavoro. Qui vabbè, classica down tilt up smash, buoni danni. Sì, questa è la classica situazione dove Mimin ti colpisce un attacco normale, tu vieni spedito e ti copre il landing dall'altra parte dello stage. Molto sì, difficile da gestire una situazione. Sì, sì, assolutamente. E ti prendi 60. Oh. Ok, qua qui c'è però... tanto vantaggio costruito da... Ok. Nulla di recuperabile per Terry, come sappiamo, però... Comunque è un buon vantaggio e dovrebbe capitalizzare il più possibile su questo. Sì, ovviamente mantenendosi chiuso al centro, ok? Nero, ok. Riesce a capitalizzare di nuovo. Oh. Ah, questo... Ok, poteva essere stock. Oh, qui ha sbagliato. È stock. Qui ha sbagliato. È dodge verso l'alto, ancora più garantito il. Sì, sì, beh, anche perché non snappa. Esatto, non può snappare e se poi si espone. Non è neanche sì, nel sì. dodge normale a legge. Sta provando, ha fischiato due volte per il Nair. Cioè per il Dair. Sì. Sì, immagino sappia di questa debolezza, diciamo, di Mimin. Sì, di fatto adesso è ancora un più affrettato di prima, se lo vedi. Cioè sta continuando con lo stesso approccio e niente, sta pagando veramente poco perché signor Lei invece non viene turbato di solito. Sì, sa che deve tirare fuori le sue hitbox. Qui c'è il go, vediamo quanta differenza riesce a fare. Non è così comune vedere un player che non droppa facilmente le lead, che tipo è in vantaggio di due stock, in cui sente giocare meglio. Ok. Dragon, buon Asgard. E questo tipo... Zante. Ops. Dicevo, è davvero non comune appunto un player che non comincia a giocare male una volta che ha la lead. E
solito appunto molti prendono la lead, diventano non overconfident, ma anche non se ne rendono conto. E più che altro penso sia proprio il fatto di avere la lead che ti porti a giocare in modo un po' più reckless, diciamo. Esatto. Per il fatto che sai di essere sopra, puoi concederti qualche rischio. Non è solo quello, un'altra cosa è che proprio giocano peggio molti giocatori. Sì, può essere anche, sì, sì. Proprio giocano, cioè si tranquillizzano poi in tenai, tipo l'adrenalina gli cala un po'. Mm-hmm. Dice ok, posso giocare più tranquillo, e no, perché quello è il momento in cui dovrebbero continuare, se non ancora più incutere dominanza sull'avversario. E infatti io lei noto che sembra un player capace di... Qui invece Zante sembra proprio aver perso la calma, sembra molto deciso ad entrare, a volte anche in maniera poco safe, però comunque... Bello, però ho notato adesso che sta cercando di fare più fair, perché batte effettivamente Ram Ram. Sì, sta cercando nuove opzioni per entrare, ma è difficile. Oh, ok, ah cavolo, ha fatto... Sanco... è bravo, bello. Sì, è stato... non so se abbia fatto bene di AI o se semplicemente abbia sbagliato qualcosa Zante, perché non sono così esperto delle conferme di Viteri. Probabilmente io non ho fatto basta. Io ho provato Buster Wolf, ma è stato... ok. Fatto di Buster Wolf che passa attraverso la lamma, ma non... ok, qui prende la stock e ha ancora il go. E questa è una situazione bruttissima, di cui signor lei si dovrebbe sbarazzare il più presto possibile. Sì, sì, Zante sta tenendo premuto in avanti, sennò ti non fa mai una lashback né niente. Sì, perché sa che comunque il suo game plan è quello, deve fare quello, deve entrare. Lui deve entrare ed entra a tutti i costi. Lui può prendersi 5000% di percentuale, ma se entra una volta è entrato e ha vinto la stock praticamente. Esatto. Oh, qui il signor lei continua a tenerlo distante. Ah, Ram Ram, wow. Falso lavoro. Ancora tempo per tirare poi la Ram. vabbè. Di fatto, vabbè, ovviamente perché c'è la roba di Peter, fa due anni. Ecco, questo è stato... è molto conveniente il fatto di poter coprire uno smash con un altro attacco. No, di fatto è apprezzabile sta cosa del signor lei, che si rende conto della debolezza principale di Min Min, ovvero che è approcciabile facendo dash scudo. Quindi per la maggior parte del tempo, anziché cercare di coprire tutte le opzioni con Ram Ram, tiene Megabat, così se fai scudo te lo mangia. Sì, 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 te lo mangia proprio. Interessante, perché non lo fanno molti in questa cosa. A meno che non quello che ho visto. Non ci sono troppe Mimini in Italia, vero? Beh no, c'è lui, c'è... c'è Siron, vabbè, Siron che in realtà è un po' che non gioca, no? Sì. Almeno da un po' che non lo vedo io, non so se sta da qualche parte. E qui il drago prende la stock. Guarda, infatti di nuovo è ritornato in vantaggio signor lei con... giocando esattamente come prima, se no ti non gioca mai peggio o meglio. Ci sono dei momenti dove perde la pazienza, come prima nel set contro Armata, ma in questo momento sembra un point. Devo mantenere il controllo dello stage. Ok, down ok, qui legge tra virgolette landing. Dai. Con l'up smash. Sì, probabilmente pensavo di battere direttamente il down air, ma non è servito perché il down air è proprio morto prima di atterrare. Probabilmente voleva auto. Comunque sono belli questi approcci di crack shoot di Zante, funzionano molto. Sì, di fatto sì, per il problema è che sono rischi, perché se vi interrompe poi ti ritrovi in una situazione brutta senza side B. Sì, questo è vero. Ma in realtà non so se togli il side B. Non so se togli il side B effettivamente. Però è sicuramente la situazione. Ok, brutta. Bravo con questo fair a entrare. Non ha usato il mega, se io usavo riduce lo scudo davvero come un MMS. L'ha preso? Wow. 3-1 per Zante, per il signor lei. E finisce così. Questo set che alla fine ha giocato super super solido, signor lei, non ha mai... Sì, infatti... non ha mai traballato, a parte i primi due game che era un po' così. Sì, questi ultimi due game invece ha giocato super solido. È stato molto bravo, molto molto bravo davvero.